Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al terzo appuntamento di Derma Quiz avanzato. Ahimè, anche l'ultimo appuntamento che vede la chiusura di questo training interattivo in dermatologia a 360 gradi. Come sempre, vi illustro le possibilità per chi non avesse mai partecipato di interazione a questa sessione. Potete alzare la mano, richiedendo quindi l'apertura del video e del microfono. Cosa che vi chiedo la cortesia di fare eventualmente a fine evento o durante le pause fra la prima e la seconda parte in cui tratteremo diversi casi clinici. Potete mettere le vostre domande nella sessione question and answer, che verranno poste poi alla relatrice nel momento dedicato. Potete chattare con i moderatori per eventuali problematiche che doveste riscontrare o richieste particolari da non porre alla relatrice. Io sono Alessia Crippa, mi occupo del marketing dei piccoli animali, dei prodotti veterinari dei piccoli animali in CEVA e con me, come altro moderatore, c'è Daniele Domeniconi, mio collega che si occupa del digital marketing. Infine vi ricordo che questo training, essendo interattivo, prevede delle question che vengono poste dalla nostra relatrice, la dottoressa Scarampella, nel corso dell'evento e in cui vi chiediamo la gentilezza di rispondere tramite l'icona sondaggio che vi si illumina nel momento in cui viene posta la domanda dalla relatrice. Non mi resta che con piacere presentare la dottoressa Scarampella per quest'ultimo appuntamento. Fabia Scarampella si è laureata all'Università di Milano e ha conseguito il diploma del College Europeo in Dermatologia Veterinaria nel 2000 e poi nel 2007 il diploma del Master di secondo livello in Evidence-Based Medicine e metodologia della ricerca sanitaria. È Past President di CIDEV, membro del Consiglio Direttivo del College Europeo di Dermatologia fino al 2007 e coordinatrice scientifica di numerosi corsi italiani di dermatologia, nonché relatrice a numerosi congressi internazionali ed italiani. Dal 2000 lavora come libera professionista a Milano presso lo studio dermatologico veterinario, struttura dedicata interamente alla referenza per la dermatologia clinica e alla formazione pratica dei veterinari con interesse in dermatologia. Autrice di articoli pubblicati su riviste italiane e straniere, nonché di capitoli di libri, tra cui il più recente Dermoscopy in Canine and Feline Alopecia. Non mi resta che lasciare la parola alla nostra relatrice, ringraziandola nuovamente, e attendiamo le vostre domande e le vostre risposte ai sondaggi. Buon meeting! Buon pomeriggio a tutti, grazie a Alessia per l'introduzione. Eccoci qua all'ultimo appuntamento con il Derma Quiz. Spero che dopo questa fase triste della nostra vita professionale e in generale italiana per via del coronavirus avremo modo di incontrarci e chiacchierare anche vis-à-vis, no, di casi clinici. Mi auguro che questo avvenga ragionevolmente presto. Intanto andiamo avanti così, vedendoci a distanza. Oggi, in questa sessione, vedremo di nuovo due casi che io ho soprannominato perle cliniche e, come ho già detto nelle precedenti sessioni, sono casi che abbiamo scelto perché l'impressione che negli anni di presentazioni a corsi o congressi che ho avuto, credo che la modalità più divertente per imparare ascoltando una relazione sia sempre quella di presentare un caso clinico, uno scenario verosimile, dove tutti noi, che siamo essenzialmente veterinari pratici, ci ritroviamo tutti i giorni. È qualcosa che ci permette di esercitare l'arte del problem solving, che è quella dote che noi dobbiamo affinare nel corso della nostra attività clinica per riuscire sempre più a risolvere le situazioni che ci vengono proposte. E l'obiettivo di questi incontri, questi Derma Quiz, è che vi possano fornire delle informazioni chiare e concise, quelle che sono in fondo i messaggi da portare a casa, che poi vi siano realmente utili nella pratica.
Allora, cominciamo dal primo caso. Il primo caso è quello di un cane femmino meticcio di 9 anni di età, che vediamo perché la proprietaria ha notato la presenza di una ferita, la definisce così, sul padiglione auricolare destro. Questa, tra virgolette, ferita è una lesione presente già dal momento in cui il cane è stato adottato. È un cane che è stato adottato in un canile in campagna 4 anni prima di questa visita, però la lesione era molto più piccola, ha detto della proprietaria, e recentemente è peggiorata da fastidio al cane che continua a scuotere la testa, a grattarsi, quindi il motivo della visita è diventato questo fastidio costante e localizzato a un padiglione auricolare. Il cane è vaccinato regolarmente, indossa un collare con deltametrina dalla primavera all'autunno come profilassi antiparassitaria. A parte questa lesione, il cane sta bene, è vivace, mangia con appetito, gioca, corre, non ha, diciamo, segni particolari e anche se vogliamo lievemente sovrappeso. Il cane vive in una casa con giardino e quindi passa prevalentemente il tempo all'aria aperta, senza che ci siano altri animali, nello stesso ambiente. All'esame fisico generale non ci sono alterazioni particolari, se non la presenza di una moderata linfoadenomegalia in corrispondenza del linfonodo retromandibolare sinistro, che è quello drenante appunto il padiglione auricolare. All'esame dermatologico, questa è la lesione che vediamo. Abbiamo una lesione ulcerativa centrale, non so se si vede bene, ma questo è un margine della lesione ulcerativa rilevato, che diciamo la delimita rispetto al resto. E se vedete bene, al margine di questa lesione ci sono alcune papule, papule satelliti. Più ci sono croste, ovviamente, legate al fatto che l'ulcera sanguina, il cane scuote la testa, si creano croste, diciamo, lesioni secondarie legate alla presenza di questa lesione, al fastidio che appunto provoca. Quindi, il primo sondaggio, la prima domanda che vi faccio adesso è: qual è secondo voi tra queste la diagnosi differenziale più probabile per questo problema? Un carcinoma squamocellulare, un'istiocitosi reattiva, un granuloma reploide o una leishmaniosi? Eccoci Fabia, il Parte il sondaggio è sondaggio. partito. Sì. Attendiamo che i colleghi votino e intanto approfitto dell'occasione per ricordare, se poi avete domande su questo caso clinico, di postarle subito, di modo che ci possiamo fare una piccola pausa e concludere il capitolo dopo la fine della presentazione. Nel pensare alla risposta, pensate alle caratteristiche della lesione che avete osservato, alle lesioni satelliti che avete visto, all'anamnesi. Sono tutti dati importanti per priorizzare le diagnosi differenziali, la lista delle diagnosi differenziali. Diamo ancora una ventina di secondi ai colleghi per rispondere. Perfetto. Cioè, non c'è una maggioranza schiacciante, che si dice in Ma perché non politica, deve esserci? raggiungiamo il quorum. Direi che non si può sulle basi di un'immagine clinica fare già una diagnosi schiacciante verso uno. Magari qualcuna è molto meno probabile, però nessuna di queste in teoria è completamente sbagliata come ipotesi. Qui si cerca di inquadrare l'ordine, la priorità delle diagnosi differenziali in base ai dati dell'anamnesi e l'aspetto della lesione.
Poi analizzeremo insieme i pro e i contro di ciascuna di queste diagnosi differenziali e valuteremo che iter diagnostico da prendere. Ok, Fabia, ti leggo il risultato, il sondaggio è chiuso, il 52% ha risposto leishmaniosi, un 19% alla pari per istiocitosi reattiva granuloma leproide e un 10% carcinoma squamo cellulare. Perfetto, direi che il sondaggio rispecchia forse anche in percentuale l'ordine di queste diagnosi differenziali. Vediamo insieme i pro e i contro di ciascuna. A favore di uno carcinoma squamo cellulare cosa abbiamo? Abbiamo sicuramente una lesione ulcerativa, no? Erosiva ulcerativa. Qui avete due immagini di carcinomi squamosi, squamo cellulari, uno in corrispondenza della cute inguinale di un cane che aveva avuto un carcinoma mammario e un altro nella narice di un altro cane che aveva avuto appunto una neoplasia di questo genere. Quindi sicuramente lesioni erosive ulcerative possono essere tranquillamente tra le diagnosi differenziali, avere tra le diagnosi differenziali appunto un carcinoma squamoso. Cosa non c'è molto a favore di questa diagnosi differenziale? Beh, la durata. Noi abbiamo come storia clinica una lesione che la proprietaria ci riporta essere presente sin dall'adozione, quindi il cane aveva questa ferita, seppur più piccola, da 4 anni. Quindi un carcinoma di solito quando comincia evolve in tempi e se non immediati, no, non così lunghi, no? Quindi diciamo che la durata della lesione non depone molto a favore nella sua evoluzione. E l'altra cosa che io aggiungo è la localizzazione. Diciamo che il padiglione auricolare non è una delle sedi nel cane più comuni del carcinoma squamoso. Il padiglione è la sede molto comune nel gatto, no? Soprattutto quando la causa iniziale è una lesione attinica che evolve in carcinoma ovoide in situ e poi evolve in carcinoma vero con invasione poi del derma sottostante. Però nel cane è piuttosto rara. Non è una diagnosi sbagliata, diciamo per quello che vi ho detto in particolare, la durata e l'evoluzione forse è però la meno probabile. Di un'istiocitosi reattiva cosa abbiamo a favore? Beh, sicuramente la localizzazione, perché le lesioni sul padiglione auricolare singole o multiple, nodulari, papulonodulari e placche sono caratteristiche della forma di istiocitosi reattiva cutanea. Possiamo avere anche a favore l'insorgenza progressiva nel tempo, anche se una progressione che dura 4 anni, con lesioni localizzate solo in questo punto, non è più così, diciamo, suggestiva, nel senso che le lesioni da istiocitosi cutanea reattiva di solito coinvolgono il padiglione auricolare, ma non solo, le vediamo anche sul naso, abbiamo visto nello scorso Derma Quiz un caso di questo genere in cui le lesioni c'erano, avevano la loro evoluzione ed erano localizzate in molte più sedi. È strano per questo tipo di problema reattivo una localizzazione così fissa che non evolve, non coinvolge altre sedi per lungo tempo. Quindi teniamoci anche questa diagnosi differenziale che andrà senz'altro valutata, però per queste ragioni non è senz'altro per me la prima tra le diagnosi differenziali. Il granuloma leproide è una malattia, diciamo, molto rara che vediamo di solito nei climi tropicali, è riportata in Africa, credo che il primo caso sia stato riportato nello Zimbabwe in un boxer, poi ne ha riportati e qui vi riporto alcune immagini e la referenza dell'articolo di Malik sul trattamento del granuloma leproide nel cane in Australia. Quindi l'Italia non è una zona endemica, è stato riportato un caso dalla nostra collega Carla Dedola in Sicilia tempo fa, ma
che mi risulti, credo sia l'unico, quindi è veramente molto raro. E quando c'è una malattia così rara, l'ufficio non riusciamo a metterla tra le diagnosi differenziali più probabili, proprio per una questione, tra virgolette, statistica, no? Però rivediamo un attimino come si manifesta. Di solito il granulome reploide si manifesta con noduli, come nei casi che erano riportati sull'articolo di Malik, che vi riporto qui sulla vostra destra, sono lesioni nodulari localizzate principalmente sulla faccia esterna, non interna dei padiglioni auricolari. Quindi dal punto di vista adesso del tipo di lesione, se dobbiamo trovare un contro è la localizzazione, cioè la sede della lesione che abbiamo visto noi è sulla faccia interna, questi di solito sono sulla faccia esterna del padiglione auricolare. Però sicuramente il padiglione auricolare è una delle sedi più comuni. Sono lesioni in cui non si sa bene. Cioè si sa qual è l'agente eziologico, che è un batterio atipico, nel caso di quello italiano mi sembra fosse il Mycobacterium urfi o un nome simile, comunque Mycobacteri non crescita, se non sbaglio, lenta, ma chi li inocula e chi li introduce nella cute non è ancora stato identificato con certezza. Si sospetta che siano micobatteri trasmessi da insetti vettori per la localizzazione appunto sulla zona dei padiglioni auricolari o in zone principalmente glabre, che si osservano soprattutto in cani a pelo corto. Quindi da questi dati epidemiologici gli autori suggeriscono che probabilmente la trasmissione di vettori sia quella più probabile. Quello che è caratteristico in queste lesioni è che c'è nella quasi totalità dei casi riportati l'assenza di interessamento linfonodale. Sono solo lesioni che interessano la cute e il derma, molto ben circoscritte, e che non danno un risentimento linfonodale. Nel cane che abbiamo visto noi, invece, abbiamo riportato questa linfadenomegalia regionale, che in teoria è un altro dato a sfavore della diagnosi differenziale del granuloma reploide. Quindi l'assenza di linfadenomegalia, la rarità di questo tipo di infezione non sono altamente suggestive di questo problema. L'altra cosa aggiungerei qui è anche l'evoluzione, perché sono lesioni poi che evolvono con ulcerazioni e a volte vanno incontro anche a risoluzione spontanea. Vengono trattate normalmente con cicli di antibiotici, in particolare rifampicina e clofazimina. Altri casi sono stati trattati con claritromicina, alcuni hanno avuto anche una remissione spontanea. Quindi 4 anni di persistenza di una lesione simile per un granuloma reploide credo che sia anche, benché non ne abbia grande esperienza perché non ne ho visti personalmente, qualcosa di molto poco probabile. Per quel che riguarda le lesioni da vasculite, intendo vasculite cutanea naturalmente, non sistemica, noi sappiamo che possiamo averle in corso di reazioni da farmaco, ma nel caso del nostro cane, nell'anamnesi non c'era una storia farmacologica che suggerisse un'eventuale reazione da farmaco, e oltretutto una reazione da farmaco che dura 4 anni, direi che proprio devo ancora vederla. Ci sono forme idiopatiche che possono dare lesioni ulcerative come questa, che ricordano quella del nostro cane, ma normalmente non sono di nuovo localizzate solo su un padiglione auricolare, sono lesioni che coinvolgono di solito entrambi i padiglioni auricolari, quindi simmetriche, e altre sedi, le prominenze ossee, le estremità distali degli arti, eccetera, tutte cose che in questo caso, nel nostro caso, non stiamo vedendo. La leishmaniosi, associata o meno a un danno da vasculite, invece probabilmente per questo caso è la diagnosi differenziale più probabile. Perché? Perché il tipo di lesioni, in particolare papule, sulle zone glabre, quindi sulla faccia interna del padiglione auricolare,
sono uno dei segni clinici della leishmaniosi, no? La dermatosi papulare, dermatite papulare è una manifestazione, una delle tante manifestazioni cliniche della leishmaniosi che può essere andata nel tempo incontro anche a una lesione più grande, ulcerativa, vuoi per una vasculite, vuoi per complicanze della lesione papulare stessa. La presenza di lesioni papulari satelliti persistenti di nuovo è quella che depone a favore di questo tipo di diagnosi e la linfadenomegalia è un altro segno clinico che accompagna la leishmaniosi. Per cui diciamo che pur non potendo escludere nessuna delle diagnosi differenziali che abbiamo considerato, la leishmaniosi, a mio parere, è la diagnosi differenziale più probabile in questo caso. A questo punto la domanda che ci dobbiamo fare è che esame diagnostico dobbiamo eseguire, almeno per primo, per confermare, escludere queste diagnosi differenziali che abbiamo elencato? Un esame citologico del materiale prelevato per aghoinfissione dalle lesioni? Una biopsia cutanea? Un profilo ematochimico urinario con elettroforesi e sierologia quantitativa per leishmania o aghi aspirati da linfonodi Mills e midollo osseo? Nulla è sbagliato, eh? Vi sto solo chiedendo quale fareste per primo. Avete il cane sul tavolo e dovete pensare eventualmente a confermare la diagnosi ed eventualmente a una possibile terapia. Quindi. Eccoci Fabia, il sondaggio è Sì. aperto, i colleghi stanno votando. C'è un po' più di riflessione forse su questo. Sì, perché obiettivamente nulla è sbagliato, di quello che vi propongo. Diciamo che così, un ragionamento da farsi anche pensate a quale potrebbe essere l'esame che vi può dare più informazioni subito, seguito poi da quelli che dovreste fare poi per impostare eventuali terapie, eccetera, eccetera. In fondo Ancora. stiamo parlando di step diagnostici, no? Qual è il primo step, per intenderci? Tra l'altro, in questi casi io vi propongo la mia verità, che non è mai assoluta, ricordatevi, nel senso che magari quello che io vi propongo non è quello che vi proporrebbe un'altra collega esperta, quindi siamo qua per discutere. Ok, sto per chiudere il sondaggio. Dunque, il 57% ha votato l'esame citologico, quindi la 1. Solo il 3% la biopsia cutanea e l'1% gli aghi aspirati e il 39% il profilo ematochimico urinario, l'elettroforesi e la sierologia quantitativa. Beh, diciamo che siamo molto in linea su quello che c'è da fare. Essendo in un ambulatorio e sapendo che per avere poi i nostri risultati degli esami ematochimici urinari, eccetera, abbiamo bisogno di un po' di tempo, probabilmente un esame sierologico, sierologico, scusatemi, un esame citologico è quello che noi possiamo fare, no? Prima di tutto. L'importante è capire da dove fare questo esame citologico. Noi lo possiamo fare da due sedi. Possiamo fare una posizione sulla superficie erosa dell'ulcera o possiamo fare, visto che qui vediamo questo bordo dell'ulcera estremamente rilevato, e abbiamo papule, anche da questa sede. Consiglio di farli entrambi, nel senso che nel primo caso valuteremo la presenza di infezioni batteriche secondarie, molto probabilmente, mentre per aghoinfissione dalle papule e dal margine dell'ulcera, quello che possiamo campionare nel sospetto di una leishmaniosi papulare è anche il parassita, no?
Questo è quello che vediamo dalla posizione diretta sull'ulcera, e vedete che ci sono macrofagi, neutrofili con cromatina rigonfia, trie nucleari, c'era una certa infezione, anche se non gravissima, stafilococcica. E questo è quello che vediamo dall'ago in fissione. Non so se li vedete bene, qui questo è un macrofago e questi sono tre mastigoti di Leishmania. Ok? Quindi qui abbiamo avuto la possibilità di identificare la presenza del parassita nella lesione e quindi poter attribuire il ruolo causale delle Leishmanie nella lesione che stiamo osservando. E questa è una cosa importantissima, che però non può prescindere per la stadiazione di questa malattia anche di quello che molti di voi hanno suggerito, quindi un esame ematochimico urinario ed esame e una sierologia quantitativa per le leishmaniosi, perché noi questo soggetto dobbiamo anche cercare di stadiarlo per avere una idea della sua situazione e decidere anche la terapia da attuare. Ok? Facciamo anche appunto, riceviamo gli esami diciamo, i risultati degli esami ematochimici urinari che non presentano alterazioni di rilievo. Abbiamo richiesto l'esame sierologico, la sierologia quantitativa per Leishmania, che è debolmente positiva, e siccome sappiamo che in cani che vengono o che vanno anche in aree endemiche da leishmaniosi può succedere di avere anche altre coinfezioni, abbiamo chiesto anche il titolo anticorpale anti-Ehrlichia, che in questo caso è negativo. Ora, le considerazioni che sono da farsi, che io ho fatto in questo caso, sono state queste. La leishmania che abbiamo trovato nella lesione è la causa del problema che stiamo osservando. La presenza di un titolo anticorpale anti-Leishmania debolmente positivo e l'assenza di alterazioni clinico-patologiche è probabilmente poco compatibile con una vasculite dovuta a leishmaniosi. Mi spiego, se c'è un titolo anticorpale molto basso e quindi ci sono pochi complessi antigeni-anticorpo, anti-Leishmania circolanti, è molto poco plausibile che questi abbiano potuto creare un danno vascolare tale per creare un'ulcera di questo genere. Quindi probabilmente questa non è un'ulcera da vasculite associata a leishmaniosi, è una lesione granulomatosa che si è ulcerata. Non so se ho chiarito, è una considerazione fatta tra me e me, quindi probabilmente qui non c'è un danno vascolare, c'è un processo granulomatoso cronico che è andato incontro a un peggioramento e qui ci sono due ipotesi che possiamo fare. È probabile che la causa di questa lesione ulcerativa sia indipendente dalla leishmaniosi. Nel senso che l'ulcera può essere stata, diciamo così, dovuta al trauma cronico che il cane si può essere fatto continuando a grattarsi o a un'infezione secondaria che per via di macrofagi poco attivi perché ingolfati da leishmanie ha potuto non essere risolta come avrebbe dovuto. Okay? Oppure l'altra possibilità è che in realtà qui ci sia stato un inoculo di leishmanie con una risposta infiammatoria granulomatosa che ha circoscritto l'infezione e il peggioramento sia comunque dovuto a una causa che possa essere di nuovo stata traumatica o infettiva indipendente. Adesso facciamo un'altra considerazione e partiamo con un'altra domanda. Stante così le cose, che terapie prescrivereste? Allopurinolo più un antibiotico topico? Miltefosina più pulizia con soluzione fisiologica? O
o antimoniali più un antibiotico sistemico. Abbiamo una lesione ulcerativa che in qualche modo dobbiamo cercare di far cicatrizzare. Abbiamo un'infezione che abbiamo visto non particolarmente grave, però c'è, abbiamo neutrofili, profagi, stafilococchi. Abbia il sondaggio, è aperto, i colleghi stanno rispondendo. Diamo magari un attimo di riflessione in più perché. Certo. Riflettete sullo stadio, ripensate alla stadiazione della leishmaniosi, con il profilo clinico patologico che avete osservato. Abbiamo lesioni cutanee, abbiamo assenza di alterazioni sistemiche, abbiamo un titolo anticorpale positivo basso, quindi in che gruppo di stadiazione potrebbe essere questo cane e quindi che tipo di terapia per questo tipo di stadio prescrivereste? Questa in realtà è la domanda. Il sondaggio sta per terminare, la tendenza è abbastanza chiara, la maggioranza ha risposto all'opurinolo più antibiotico topico. In seconda posizione abbiamo gli antimoniali più l'antibiotico sistemico e infine la miltefosina più la pulizia con soluzione fisiologica. Perfetto. Ok, La prima allora. risposta con l'81%, ecco se ti è utile. Benissimo. Benissimo. Allora condivido con voi la scelta, eh? Condivido, ma è da rivedere. Allora, io consiglio a tutti io immagino che l'abbiate letto tutti questo articolo, che è stato ormai scritto da 9 anni fa, ma è ancora, diciamo, quello che viene. Seppur con qualche aggiornamento, riportato anche nelle linee guida, nelle varie linee guida per la stadiazione, per la terapia, no? Per la diagnosi e per la terapia della leishmaniosi. Diciamo che in un cane come questo, che ha una manifestazione cutanea solamente, senza un coinvolgimento di segni sistemici, quindi esami fisico, esami clinico-patologici non alterati, la scelta è molto lasciata, non c'è una indicazione precisa sulla scelta della terapia. Viene lasciata alla discrezione del veterinario la terapia solo con allopurinolo più la terapia antibatterica se c'è bisogno perché c'è infezione, ma viene anche suggerito di valutare la risposta clinica alla terapia. E nel caso non sia soddisfacente, di passare poi a una terapia anche con antimoniali o miltefosina, perché non c'è ancora una concordanza sicura su questo tipo di scelta. In ogni caso, sono d'accordo con voi, si parte sempre con la terapia meno aggressiva, perché anche in questo caso è stato prescritto allopurinolo più pulizia della lesione con soluzione fisiologica. E siccome c'è l'infezione, è stata aggiunta clindamicina topica all'1% in gel. Perché? Perché si poteva provare a utilizzare anche solo degli antisettici, però tenete conto che in un cane in cui i macrofagi non sono attivi come dovrebbero, perché ingolfati da leishmanie, solo il sistema immunitario ha qualche difficoltà, no, a risolvere le lesioni, per cui l'aiuto di un antibiotico è utile. Nel caso di questo cane, la risposta alla terapia solo con allopurinolo non è stata particolarmente soddisfacente e dopo una ventina di giorni è stato aggiunto un ciclo, ed è bastato uno, di antimoniali per circa un mese e poi le lesioni si sono risolte completamente. Quindi, per
Ricapitolando, i messaggi da portare a casa in questo caso si riferiscono a quello che è lo stadio 1 della leishmaniosi, che è una, diciamo così, un insieme di alterazioni clinico-patologiche lievi, caratterizzate dal punto di vista cutaneo da niente a una forma di dermatite papulare che si attribuisce probabilmente al punto di inoculo delle leishmanie nella cute di un sistema, di un soggetto immunocompetente che ha poi circoscritto lì molto bene l'infezione. Di solito non è associata, come in questo caso, ad alterazioni clinico-patologiche, e la terapia che viene suggerita è varia, come vi dicevo prima, è il monitoraggio senza terapia, oppure la somministrazione di allopurinolo da solo in associazione con mitefosina e antimonia. La prognosi in questo caso di solito è buona, e quello che noi dobbiamo tenere presente come linea generale è che in questi casi dove gli esami ematochimici e la sierologia non ci dà un'indagine certa, l'identificazione del parassita nella cute è l'esame in assoluto più indicato per confermare il ruolo causale della leishmania per la lesione che noi stiamo vedendo. Questa la possiamo avere se siamo fortunati, come in questo caso, con l'esame citologico del materiale prelevato per agoinfissione dalle lesioni, oppure con l'immunoistochimica. L'immunoistochimica che solitamente si fa sulla biopsia, sul tessuto prelevato con biopsia. Se avete domande o dubbi, io direi di fermarci qui che parliamo di questo prima di passare al prossimo caso. Sì, Fabia, ci sono un paio di domande. Sì. Paolo chiede: in un caso come questo, dove la leishmaniosi è localizzata e stabile, il domperidone potrebbe essere utile? Allora, il domperidone ha un ruolo sicuramente utile nel stimolare la risposta immunitaria, ma in questi casi presupponiamo già che il cane sia uno di quei soggetti che sta rispondendo in maniera efficace, no? Perché ha circoscritto l'infezione molto bene con una reazione granulomatosa in questa sede. Per cui non credo che il domperidone in questo caso possa, diciamo, dare la svolta. In questi casi di solito è l'allopurinolo da solo o eventualmente con l'associazione degli antimoniali che, riducendo in maniera drastica il numero di leishmanie, permette anche alle lesioni di regredire. Ok, grazie. Credo che Chiara abbia fatto più o meno la stessa domanda, ci corregga se non abbiamo inteso propriamente. Invece l'altra curiosità di Cristina è se la presenza di leishmania è facilmente rilevabile facendo raschiato su qualsiasi punto dell'ulcerazione. No, nel senso che se raschi è probabile che ci sia un prelievo emocontaminato e tutto, è molto difficile anche con l'esame citologico del materiale prelevato per agoinfissione vederle le leishmanie, non è così semplice, bisogna essere fortunati o fare più prelievi e cercarle molto bene. Se fate un raschiato dalla superficie ulcerata avete tutta una serie di altre cellule infiammatorie legate al processo infiammatorio dell'ulcera, che sono quindi neutrofili con batteri, eritrociti, insomma, diciamo che la possibilità di vedere più leishmanie lì in questo tipo di prelievo fatto appunto per raschiato è molto meno alta che non facendo un prelievo nel cuore della lesione granulomatosa e basta. Ok, grazie.
Antonio chiede, essendo l'allopurinolo un leishmaniostatico, che senso ha darlo da solo? E il senso è proprio questo. In un cane che ha lesioni papulari ed è in uno stadio 1 e lo è da 4 anni, ed è un cane di 9 anni, quindi che convive con il protozoo da diverso tempo, quello che noi dobbiamo pensare è che probabilmente è un soggetto, come ti ripeto, immunocompetente, che sta tenendo sotto controllo l'infezione senza grossi problemi, cioè la tiene lì nella cute, evitando che grandi numeri di parassiti vadano a dare problemi in altre sedi, diano nefriti da immunocomplessi perché c'è una esplosione dell'infezione, eccetera. Nel momento in cui la situazione va un po' fuori controllo, perché probabilmente c'è una lieve immunodepressione da parte del cane, se il cane è immunocompetente, utilizzando un leishmaniostatico, oh Gesù, scusatemi, un leishmaniostatico come l'allopurinolo, noi rallentiamo la riproduzione delle leishmanie, dando quindi il tempo al sistema immunitario di riprendere il controllo dell'infezione. Non so se mi sono spiegata. Ciò non toglie che, come in questo caso, se solo l'allopurinolo non è sufficiente, a questo punto si interviene anche con i sali d'antimonio o la miltefosina, ovviamente, però si dà il beneficio al soggetto di considerarlo come un soggetto che è resistente all'infezione, come lo è sempre stato, e ha bisogno semplicemente di una eventualmente riduzione della carica infettante di leishmanie per poi reagire e rimettere tutto sotto controllo. Non so se ho risposto. Okay, sì, non vedo controcommenti che magari riserviamo per la parte finale, non ci sono attualmente altre domande, però avete sempre l'opportunità di rifletterci ulteriormente e postarle nella sessione e che magari poi ci rifermiamo nel finale, quindi possiamo riprendere l'argomento eventualmente ci fosse qualche dubbio. Grazie Fabia. Perfetto. Allora, passiamo al secondo caso. Allora, questo è un Labrador femmina di 4 mesi di età, è un cane giovane. La proprietaria la porta perché ha osservato delle lesioni che definisce come se fossero dei nei rilevati sull'addome, e le lesioni le ha notate da circa un mese a questa parte. Il cane sta benissimo, non manifesta fastidio, non si gratta, non ha niente di particolare. All'esame fisico generale non osserviamo niente di fuori posto, all'esame dermatologico osserviamo queste lesioni che vedete sulla zona ventrale del tronco. Abbiamo no lesioni nodulari, multiple, ombelicate, con dimensioni variabili da 0,5 a 1 centimetro di diametro, caratterizzate tutte quante dalla presenza di un poro centrale da cui fuoriesce del materiale keratinico amorfo. Come vedete, le lesioni non sono infiammate, la cute circostante è perfetta, non danno fastidio, fanno solo un po' di impressione alla proprietaria. Ecco, qui avete un'immagine a maggiore ingrandimento della lesione. Vedete com'è ben circoscritta, isolata, la cute intorno è assolutamente normale, non c'è alopecia, c'è addirittura un pelo che cresce qui sul bordo di una delle lesioni, e quello che vedete qui è cheratina. Allora, qual è la diagnosi di queste lesioni? Sono lesioni causate da un'infestazione da Tunga penetrans? Sono acantomi infundibolari cheratinizzanti o papillomi multipli invertiti? Chi li ha visti li riconosce subito. Fabia, ti Sì. chiedo un secondino di pazienza per il
il pull, Sì, tranquilli. perché l'ha aperto e l'ha chiuso, quindi adesso risolviamo Non c'è immediatamente. problema. Non c'è problema, sono. La diretta, sempre una sfida, ecco, perché poi anche la Vabbè. TV Lo va tutto. facciamo per Ok. intrattenerci, no? È il bello della diretta, questo. Ah, certo. Poi dopo ne parliamo, chissà quanti di voi hanno visto queste lesioni prima di ora. Perfetto. Ok, il sondaggio è attivo. E i colleghi splendidi, velocissimi a votare. Sì, una diagnosi abbastanza semplice, però è divertente anche discutere le diagnosi differenziali. Ok, diamo qualche secondo in più, anche se c'è stato il tempo tecnico di riflettere, anche perché c'è un testa a testa fra la seconda e la terza. Quindi Ah, bene. vediamo quale predomina alla fine. Una decina di secondi, direi. Sarei curiosa Ok. di sapere quanti di voi hanno visto delle lesioni da Tunga Penetrans. Ce lo diranno sicuramente i colleghi, Certo, si magari. chiacchiererà anche su questo. Ok. Allora, il sondaggio termina e il 47% ha risposto la 3. Il 42% la 2 e un 10% la Tunga Penetrans, quindi Bene. magari qualcuno dei colleghi, se ha risposto così, ci dirà che l'ha vista. Va bene, allora ragazzi, dunque, veniamo alla Tunga Penetrans. Io penso che in questo periodo che siamo rimasti chiusi ad annoiarci in casa o a lavorare negli ambulatori in condizioni estreme, tutti noi abbiamo sognato di andarcene al mare, con la sabbia, magari in Brasile, a camminare a piedi nudi, tranquilli. Allora, le lesioni avreste rischiato grosso, nel senso che avreste rischiato lesioni come questa. Vedete questa lesione questa è la pianta del piede di una persona e questa è una lesione da Tunga penetrans. Vedete com'è simile a quella che vi ho mostrato sull'addome del nostro Labrador, no? E le lesioni da Tunga penetrans sono delle lesioni causate dall'ingresso della pulce, la Tunga penetrans è la pulce della sabbia che si trova nei paesi tropicali, quindi Brasile, se andate in Asia, eccetera, in zone di sabbia un po' sporca, non certo viaggio di lusso. Questa pulce penetra nella cute delle persone o degli animali che parassitizza con la sua testa e provoca una reazione del corpo estranea, che è questa che vedete, e dal poro che vedete qui fuoriesce il suo, diciamo così, il suo organo riproduttore da cui fa fuoriuscire le uova. Quindi la testa è conficcata dentro nella pianta del piede e attraverso il poro fa fuoriuscire le sue uova. Questo è il piede di un cane, sono i cuscinetti plantari di un cane, dove ci sono lesioni analoghe. È una situazione che noi raramente vediamo. C'è stato un articolo pubblicato sul Veterinary Dermatology da un veterinario danese, se non ricordo male, anni fa, e riportava questa infestazione in un cane che era stato appunto importato dal Brasile.
e riportava appunto queste lesioni podali ombelicate. I soggetti che hanno questo tipo di parassitosi hanno una forte ezopia, perché ovviamente hanno dolore. Questa è un'immagine che invece ho scaricato da Facebook, perché c'è una pagina di una clinica brasiliana che aveva pubblicato, diciamo, questa clinica Rua e Batera Pesca, che è vicino a Rio de Janeiro, che aveva pubblicato appunto questa immagine di una zampa del piede di un cane con questo tipo di lesioni dovute all'ingresso di queste pulci. Quindi, tornando alle diagnosi differenziali, può ricordare, diciamo, il tipo di lesione che noi vediamo, lunga penetrans, però ovviamente la localizzazione non c'entra molto, nel senso che di solito sono lesioni che interessano le zone a contatto col terreno dirette, quindi i cuscinetti plantari, e l'area geografica, quindi noi qui non l'abbiamo, diciamo, mai visto, o se la vediamo è perché è stata importata da paesi tropicali. È importante ricordarsi questo tipo di lesione, perché vedi mai ci capitasse un proprietario che ci porta un cane che è stato in Brasile, sarebbe in grado di riconoscere. Però diciamo che nel caso di questo cane non c'entra. L'acantoma infundibolare cheratinizzante, diciamo che è la diagnosi differenziale più probabile, no? In questi casi, rispetto ovviamente al papilloma invertito. Questa neoformazione si presenta con una forma di coppa e un poro centrale che è ripieno di cheratina. Però, a differenza del papilloma invertito, che è la diagnosi definitiva, adesso poi ve lo mostrerò, di solito la riscontriamo nei soggetti che sono adulti, mentre il papilloma invertito lo vediamo più facilmente nei soggetti giovani, e normalmente interessa il dorso e gli arti. Questa è la zona dorsale di un pastore tedesco, vedete una di queste lesioni, e questa è una lesione analoga da cui la cheratina era stata rimossa, per cui rimane solo il poro centrale. Quindi localizzazione dorsale e arti e l'età adulta caratterizzano l'acantoma infundibolare cheratinizzante. Mentre nel caso della diagnosi, che è quella di questo Labrador, che sono appunto i papillomi multipli invertiti, la localizzazione è ventrale, solitamente sull'addome, nei cani giovani, e con lesioni che normalmente sono asintomatiche, non danno nessun tipo di fastidio. In effetti, l'acantoma infundibolare cheratinizzante è spesso invece pruriginoso. Ci sono questi pastori tedeschi, su cui li vediamo più comunemente, che arrivano, che si grattano molto le lesioni e possono, diciamo, avere anche segni di infezioni secondarie proprio per l'autotraumatismo e per il prurito. Allora, come lo vediamo noi di solito l'acantoma, il papilloma invertito? Di solito è una lesione che istologicamente si presenta a forma di coppa, sono rivestite da epitelio squamoso iperplastico, vedete qui l'iperplasia dell'epitelio, con queste proiezioni papillomatose centripete e un poro centrale, che di solito è questo, che è ripieno di cheratina. Di solito la eziologia è virale e viene suggerita da alterazioni citopatiche che noi osserviamo nei cheratinociti, in particolare il citoplasma estremamente pallido, l'ipergranulosi, vedete questa zona di granulini viola che caratterizza lo strato granuloso dell'epidermide, che in questo caso è molto più spesso del normale, a maggiore ingrandimento si possono osservare anche i corpi inclusi eosinofilici, che confermano l'origine virale della
questo tipo di lesione. Ora, la domanda che vi faccio adesso è: qual è il trattamento consigliato per queste lesioni? Nessuno, perché si risolvono spontaneamente, l'asportazione chirurgica o l'azitromicina? Sondaggio aperto regolarmente, Fabia. Perfetto. Colleghi stanno via via votando. Non è una forma molto comune del papillomavirus che vediamo, eh? Però capita di vederne. Sono lesioni analoghe anche nelle persone, eh? Così. Allora, quasi la totalità sta rispondendo la 1, però vediamo un attimo, diamo ancora qualche secondo. Ok, il 78% Fabia ha risposto nessuno, si risolvono spontaneamente. Il 12% la 3, l'azitromicina, il 10% l'asportazione chirurgica. Allora, se fosse uno di quei papillomi che siamo abituati a vedere, esofitici, dei cuccioli che vediamo in cavità orale, eccetera, sarei stata d'accordo con voi. Questo tipo di papilloma, inverso, è una forma di papilloma piuttosto raro, che è stata associata a diversi tipi di papillomavirus, al canine papillomavirus di tipo 2, ma anche altri tipi di papillomavirus. Le lesioni abbiamo detto che sono asintomatiche, non danno molto fastidio, tant'è vero che alcuni proprietari se ne accorgono anche relativamente tardi. Ma rispetto agli altri tipi di lesioni da papillomavirus non vanno incontro a remissione spontanea, né tantomeno, come alcune forme di papillomavirus associate a lesioni in cavità orale nei cani giovani, regrediscono con l'azitromicina, che è stata, diciamo così, descritta come terapia favorente alla risoluzione di queste lesioni. Quindi bisogna asportarli chirurgicamente perché da soli non tendono a non andarsene via. Per fortuna sono rari, quindi non siamo spesso portati a doverli affrontare in questo modo, ma l'asportazione anche in anestesia locale, se sono lesioni limitate, è riportato. Un metodo anche per asportarli, diciamo, garantendo in un certo modo la sterilizzazione del tessuto circostante, perché ricordatevi che sono sempre lesioni virali, potrebbe essere quella di asportarli anche con il laser a CO2 in maniera tale da sanificare tutta quella che è la cute circostante alla lesione. Io credo che questa sia l'ultima diapositiva legata a questo caso, per cui se ci sono delle domande sono qua, volentieri. Grazie mille Fabia, un altro interessante caso. Io spero di leggere correttamente una precisazione che ci aveva chiesto Paolo, cioè se Tunga e Cutebra sono nomi diversi dello stesso parassita. Lui si scusa per l'ignoranza, io eventualmente per la mal pronuncia. Allora, senti, no, Tunga penetrans è la pulce. La cutebra, sai che non l'ho mai sentita io, devo dire la verità. Cutebra. Aspetta, fammi Ok. uscire di qua. Allora. No, Paolo, se comunque non vuoi. sono la stessa cosa, questo sono abbastanza Con tranquilla. altri Non nomi, lo... insomma, la tunga. La cutebra,
Ok, adesso ci organizziamo, quindi non sono la stessa cosa, quindi No, questa è allora la... no, la cutebra è una miasi, quindi l'insetto, vedo che è proprio è un insetto la cutebra, che depone le Camilla uova. Scusa? dice una mosca. Esatto, è una mosca, quindi depone, diciamo, è quella che depone le uova. Ed ha quella che si chiama come miasi. Invece la Tunga penetrans è una pulce, è una pulce vera e propria, si chiama pulce della sabbia, penetra dentro nel piede o nel cuscinetto plantare e depone uova verso l'esterno, no? È tutta un'altra cosa. Ok, perfetto, io devo ammettere la mia ignoranza. No, no, ma Allora, anch'io. Io ho sempre parlato di mosca carnaria e miasi, eccetera. Adesso mi era sfuggito il nome scientifico, ma la cutebra sì, è la mosca che depone le uova, sì. sempre Paolo ci chiede se l'asportazione chirurgica deve essere con ampio margine. No, 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 diciamo così, è un papilloma, non è. Sicuramente non va lasciato tessuto, ma non serve fare una asportazione con ampio margine. Il consiglio è di farlo eventualmente, come vi dicevo, con il laser a CO2 che vaporizzando il tessuto crea una sterilizzazione eventualmente dell'epidermide e del derma circostante. Quindi rischiamo meno recidive. Ed è lo stesso che si fa quando vengono asportati. Altri tipi di papillomi o in cavità orale o sul cuscinetto plantare perché si garantisce una maggiore sterilità. Fabia, invece Silvia ci chiede se si possono trattare con la crioterapia. La crioterapia ha un meccanismo anche lì di necrosi si utilizza la crioterapia anche per bruciare le verruche, quindi i papillomi, le infezioni virali, no? Di altro genere. A me, no, io non, lo, no, non ho una grande esperienza e come ho detto forse già in un'altra occasione, non amo molto la crioterapia, la criochirurgia, scusatemi, come il laser a dio del resto. Perché sono metodiche che possono creare un danno termico anche dopo tempo. Mi spiego, con il laser a CO2 voi bruciate, asportate quello che c'è da bruciare e il risultato della vostra, tra virgolette, lesione per ustione, per vaporizzazione, è quello lì, quello che vedete in quel momento. Quando applicate invece la criochirurgia piuttosto che il laser a diodi, voi bruciate il tessuto e parte del danno che create viene a concretizzarsi più tardi, quindi non sapete mai a che profondità siete arrivati. Il rischio che voi bruciate questa lesione e vi sembra di aver fatto un lavoro ben fatto, e dopo un paio di giorni il proprietario torni con il cane che ha, diciamo, un'ulcera molto più grande di quella che voi avevate creato, all'inizio. Mi è successo questo con un papilloma su un padiglione auricolare di un cane. Che era stato trattato 2 giorni prima ed aveva solo una cauterizzazione superficiale, poi dopo 2 giorni si è sviluppato un'ulcera tutto spessore del padiglione, per cui bisogna stare molto attenti. Sicuramente chi sa utilizzare la crioterapia o il laser a diodi con più esperienza sa valutare quello che è il processo nel tempo. Lo utilizzi altrettanto bene, però se dovete fare un lavoro
preciso, veloce, non avete tanta esperienza, il laser a CO2 è sicuramente quello più sicuro e più pratico da utilizzare per queste cose. Non so se ho spiegato bene, perché io so di essere un po' prolissa nelle mie spiegazioni, ma spero che. Esaustiva più che prolissa, Fabia, ci mancherebbe. E Claudia ci chiede, perdonami se magari nelle spiegazioni lo hai già detto, però io rispetto le domande dei colleghi e magari non colgo io se è esaustiva la risposta. Per la diagnosi di papillomi invertiti multipli, va asportata una lesione per fare l'esame istologico? Allora, i papillomi invertiti multipli secondo me hanno un aspetto così caratteristico che forse fare l'esame istologico è quasi un di più. Comunque, per fare l'esame istologico vanno asportati. Vanno asportati in toto e va fatto l'esame, però li avete visti come sono caratteristici? In un cane giovane sulla zona ventrale dell'addome non ci sono molte diagnosi differenziali. Se vuoi avere una bella istologia come quella che ti ho presentato adesso nella presentazione, lo puoi fare, oppure se hai dei dubbi, sicuramente lo asporti in toto e con quello riesci ad avere la diagnosi definitiva. Ok. Ok, io non vedo altre domande se non i complimenti che i partecipanti ti rivolgono, Fabia, e chiaramente è lo stesso grado di soddisfazione che manifestiamo anche noi per questa felice collaborazione. Penso che il format sia piaciuto. A questo proposito vi chiediamo la gentilezza nell'uscire appunto dalla piattaforma di compilare una velocissima survey di gradimento sugli eventi proposti. Quindi per rispondere a Paolo che fa la domanda poco interessata e a te a noi, se prevediamo altri incontri online, altri webinar di questo livello, dipende dal risultato della survey. No, a parte gli scherzi, io veramente voglio concludere questo ciclo di incontri, sperando che non sia l'ultimo, perché credo di poter affermare a nome di tutti che è stato veramente un qualcosa di particolare, di interessante. Voglio ringraziare tantissimo Fabio Scarampella perché è stata un'opportunità, appunto, e ci ha regalato veramente delle perle di incontri che richiedono comunque anche un grosso lavoro di preparazione, di coordinazione. Quindi grazie tantissimo a nome mio, a nome di Daniele, del mio collega di Ceva, per questa proficua collaborazione. Speriamo di ripeterla quanto prima, quando capiremo magari se andiamo in vacanza o meno quest'anno. Questa Esatto. potrebbe essere l'opportunità, no? Grazie a voi Va invece, bene. perché è stato per me un piacere e il dover rispolverare i casi clinici, ripensarci, eccetera, è sempre tutto sommato divertente per me. Spero davvero che sia stato utile e divertente anche per tutti i colleghi. Vi ringrazio io voi e spero di incontrarvi senz'altro presto su questi schermi o anche. Chissà, presto in un congresso dove si possa anche vedersi vis-à-vis, perché no? Grazie Certo, in fondo mille era cominciato tutto da un congresso, dal primo, l'unico congresso live che siamo riusciti a fare quest'anno e quindi speriamo di chiudere il ciclo così, però Ceva comunque ha dei progetti in lavorazione, quindi assolutamente vi terremo informati sia tramite i nostri canali di comunicazione digitali sia tramite gli informatori di zona. Grazie ancora a tutti e buon weekend. Arrivederci.